Okay. Ciao a tutti gli amici di cinefonici.com, come sapete ogni tanto tra uno smartphone ed un tablet ci divertiamo anche a provare qualche accessorio. Oggi proviamo uno speaker Bluetooth un po' particolare, si tratta dell'iClever Outdoor Wireless Speaker modello ICBTS03. Non è il primo accessorio che proviamo di questo brand iClever, un brand che vende principalmente su Amazon. Questo l'abbiamo preso su Amazon, è arrivato in meno di 24 ore dall'ordine, abbiamo l'abbonamento Prime, quindi come al solito servizio direi impeccabile da parte di Amazon. Una cassa questa dell'iClever sicuramente un po' particolare, perché ve la faccio vedere subito. Eccola qua, vedete, uno speaker che, utilizzando un termine che normalmente utilizziamo per gli smartphone, definirei rugged, ovvero con una certa resistenza tra l'altro certificata in questo caso IP65. Cosa vuol dire? Che IP65, la prima cifra indica il livello di protezione dai solidi, 6 significa totalmente protetto contro la polvere, sabbia e qualsiasi altro corpo solido di piccole dimensioni, la seconda cifra invece indica il livello di protezione dai liquidi e 5 sta per protetto dai getti d'acqua, quindi ovviamente non adatto ad immersioni, ma avrebbe poco senso per uno speaker, ma direi veramente un ottimo livello di protezione per uno speaker. All'interno della confezione trovate la cassa, poi un piccolo manualetto in inglese, ma molto semplice veramente l'utilizzo, più che altro vi faccio vedere le caratteristiche tecniche che trovate ovviamente anche nell'articolo completo linkato in descrizione. E poi abbiamo due cavetti, uno per la ricarica, un cavetto in formato micro USB ed un cavetto invece audio da 3,5 per collegare una sorgente audio esterna senza utilizzare il Bluetooth. Lo speaker, come tutti gli oggetti rugged, ovviamente è un veramente molto compatto, molto resistente. Abbiamo un lato di 9,5 cm, 4 cm di spessore, dà veramente un'ottima impressione di solidità, di ottima costruzione, è abbastanza pesantino, anzi lo andiamo a pesare. Abbiamo un peso di 289 grammi, quindi veramente dà un'ottima sensazione di solidità in mano. Abbiamo tutta la parte frontale e posteriore in questa plastica, sembra molto resistente, di metallo la griglia. La parte invece tutto il perimetro è coperto da una plastica leggermente più morbida, quindi che va ad attutire anche eventuali urti. Sulla parte superiore abbiamo i tasti più e meno per il volume, il tasto d'accensione, il tasto play-pausa e per rifiutare le chiamate o per chiudere le chiamate. Poi vedremo, funziona anche ovviamente da speaker come viva voce. Tutti vedete ovviamente resistenti all'acqua, le connessioni invece sono protette da uno sportellino, vedete, in gomma a chiusura ermetica. Abbiamo la presa micro USB per la ricarica e il jack di ingresso per una sorgente audio cablata. Riposizionando lo sportellino, vedete, va perfettamente a sigillare le connessioni. Sulla parte inferiore abbiamo questa soluzione veramente carina di un attacco a vite, lo stesso che potete trovare nelle fotocamere, e quindi è possibile utilizzare magari un treppiedi, oppure magari vedete io qua un attacco di una videocamera avvitandola, vedete, è possibile magari attaccarlo al muro oppure potete utilizzarlo come un piedistallo. Veramente carina questa idea di dotarlo di un attacco a vite. Dal punto di vista tecnico abbiamo una potenza di 5 watt alimentata da una batteria da 2000 mAh che garantisce una buona autonomia che va più o meno tra le 8 e le 9 ore, dipende ovviamente un pochino anche dal volume utilizzato. Buona l'autonomia quindi, ma a fronte magari di una ricarica piuttosto lenta, perché impiega circa 4 ore per una ricarica completa. Molto comodo a livello di risparmio energetico il fatto che se per 10 minuti non ha ingressi audio si spegne automaticamente, cosa questa che ho gradito molto, veramente comoda, perché magari è facile invece dimenticarsela accesa. Ok, l'accendiamo. Power on. Pairing. Ha un LED di notifica che indica lo stato di connessione, abbiamo anche una voce guida in inglese. Io ho già collegato il mio telefono, infatti ha detto connected appunto. Andiamo a fare una chiamata di prova al 190. Benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavette e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa e ADSL, digita 2. Quindi, buona la qualità audio come speaker viva voce, ma ovviamente la cosa che ci interessa è quella dell'audio in un player musicale, che proviamo subito. Mettiamo il volume al massimo.
devo dire veramente un volume alto, molto potente come per le dimensioni di questo speaker, e anche al massimo del volume non distorce mai l'audio. Forse è leggermente spostato sui bassi l'audio, ma cosa che tra l'altro a me non dispiace affatto. Con il volume al massimo la cassa vibra anche un pochino, ma questa parte in gomma aiuta su una superficie a tenerla ben salda, quindi veramente buona la qualità, direi. Sono piuttosto soddisfatto della qualità e della potenza di questo speaker Bluetooth prodotto dalle Clever. Concludendo, diciamo uno speaker un po' particolare sicuramente. L'utilizzo pratico che mi viene in mente è quello di un utilizzo magari in spiaggia dove c'è sabbia, schizzi d'acqua, eccetera, o perché no, per escursioni, passeggiate, trekking, tutti gli sport all'aperto, o comunque in tutti quei casi in cui è richiesta una certa resistenza, agli urti, alla sabbia, all'acqua, ma anche con una buona autonomia, come abbiamo visto, con la batteria, di cui è dotato questo speaker. Quindi direi sicuramente promosso questo speaker. Se siete interessati ovviamente all'acquisto, trovate il link qui sotto in descrizione e nell'articolo completo. E io vi do appuntamento alla prossima video recensione. Ciao! Okay.